Dalla notte di Elie Wiesel. I tre condannati salirono insieme sulle loro seggiole. I tre colli vennero introdotti contemporaneamente nei nodi scorsoi. Viva la libertà! Gridarono i due adulti. Il piccolo lui taceva. Dov'è il buon Dio? Dov'è? Domandò qualcuno dietro di me. A un cenno del capo del campo, le tre seggiole vennero tolte. Silenzio assoluto. All'orizzonte il sole tramontava. Scopritevi, urlò il capo del campo. La sua voce era rauca. Quanto a noi piangevamo. Copritevi. Poi cominciò la sfilata. I due adulti non vivevano più, la lingua pendula, ingrossata, bluastra, ma la terza corda non era immobile. Anche se lievemente il bambino viveva ancora. Più di una mezz'ora restò così, a lottare fra la vita e la morte, agonizzando sotto i nostri occhi. E noi dovevamo guardarlo bene in faccia. Era ancora vivo quando gli passai davanti, la lingua era ancora rossa, gli occhi non ancora spenti. Dietro di me udii il solito uomo domandare: Dov'è dunque Dio? E io sentivo in me una voce che gli rispondeva: Dov'è? Eccolo, è appeso lì, a quella forca.